sono cose che sono già nel meccanismo europeo di stabilità, c'è già appunto, ci sono già dei meccanismi di stabilità per quanto riguarda il debito, sono già presenti, si permette, appunto si facilita, come dire, c'era già prima anche questo, il dialogo con gli investitori privati, diciamo che questi elementi in qualche modo vengono resi più fluidi, c'è una fluidificazione di questi elementi. Ora, tutto questo è a favore della riduzione del debito dell'Italia per quanto riguarda il vostro paese ed è nell'interesse dell'Italia ovviamente ridurre il debito, per cui non trovo che debbano avere spazio appunto dubbi sul fatto che l'Italia sia stata accusata di qualcosa o che venga sospettata di qualcosa. Nessuno ha voluto mettere l'Italia sotto tutela. L'Italia è un grande paese e dove è membro dell'Unione Europea che deve avere fiducia in se stessa e fiducia nelle istituzioni internazionali. Intanto io parlo sempre appunto con tutti i governi di qualsiasi stampo siano, mi guardo bene dal giudicare i governi di altri paesi. La cosa che posso dire rispetto alle differenze appunto tra il governo di oggi e quello precedente è che quello attuale mi sembra più spontaneamente orientato verso il rispetto delle regole e in questo senso il dialogo è più facile. Però ho lavorato anche molto bene con il precedente governo, appunto sia con il presidente Conte che con il ministro Tria. Devo dire che appunto il ministro Tria si è dimostrato tra l'altro un politico coraggioso ed efficace. Per quanto riguarda quella che ha chiamato la svolta di Salvini, credo che non sia un mistero per nessuno che io e Salvini non siamo sempre andati d'accordo, direi anzi che è meno che si possa dire che non siamo andati sempre d'accordo. Quindi io devo dire, vedo in modo molto favorevole, come sempre mi accade, il fatto che comunque un leader di un paese europeo si renda conto dell'importanza del fatto di rimanere nell'Eurozona. Io personalmente sono davvero convinto che l'euro, che appartenere all'Eurozona sia un elemento davvero di forza per l'Italia, appunto, ne sono assolutamente sicuro.